Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'attualità internazionale dell'ISPI. Eh, io sono Annalisa Perteghella, ricercatrice presso l'Osservatorio Medio Oriente del, dell'ISPI e questa sera andiamo in Iran. Andiamo in Iran perché non sarà eh, certamente sfuggito che questo eh, insomma, passato venerdì si sono tenute delle importantissime elezioni, le elezioni appunto, presidenziali per eh, eleggere il successore di Hassan Rouhani. Eh, sappiamo perché eh, abbiamo appunto eh, visto i risultati che sono arrivati nel, eh, nel weekend che eh, il vincitore è Ebrahim Raisi. Eh, andremo nel corso di questa, di questa serata, di questo appuntamento, a capire meglio chi è Ebrahim Raisi, come definirlo. Per ora io non appongo etichette perché avremo autorevoli esperti che ci aiuteranno a farlo. Eh, e abbiamo imparato anche che sono state elezioni molto poco competitive, perché eh, il Consiglio dei Guardiani, questo organo diciamo peculiare al, all'ordinamento della Repubblica Islamica iraniana, ha esercitato questa volta una pesante azione di vaglio appunto delle candidature, eh, di fatto eliminando tutte le possibili alternative eh, dotate di una certa popolarità. Eh, quindi lasciando mh, intendere che il vincitore dovesse essere proprio Ebrahim Raisi. Eh, che cosa succede quindi adesso? Lo andiamo a, a scoprire questa sera insieme a quattro autorevoli esperti che sono con noi. Ho il piacere di presentarvi Anisè Bassiri Tabrizi, Senior Research Fellow Rusi. Benvenuta Anisè, grazie. Lucia Goracci, giornalista RAI, corrispondente da Istanbul, di ritorno proprio da Teheran e non vediamo l'ora di eh, diciamo, sentire il tuo racconto dalle strade eh, iraniane. Benvenuta Lucia, grazie. Eh, Gilles Keppel, politologo arabista, autore di eh, diversi libri, tra cui l'ultimo in libreria proprio in questi giorni, eh, Il ritorno del profeta perché il destino dell'Occidente si decide in Medio Oriente. Benvenuto professor Keppel, grazie. E infine, ma chiaramente non da ultimo, Nicola Pedde, direttore eh, Institute for Global Studies. Benvenuto Nicola, grazie anche a te. Allora, comincerei eh, con una domanda che potrebbe apparire retroattiva, ma in realtà non lo è. Eh, chiederei brevemente a mh, insomma, ogni, ciascuno di voi, partendo da uh, Anise, um, perché queste lezioni sono state proprio così poco competitive. Secondo me è importante che prima di aprire gli scenari, prima di capire che cosa può succedere adesso, è importante capire perché la Repubblica Islamica come sistema ha deciso che il vincitore dovesse essere proprio Ebrahim Raisi, eh, sacrificando in questo modo la componente diciamo, di legittimità che è... Propria del momento elettorale ed è importantissima per la Repubblica Islamica, perché è proprio il momento con cui questo strano sistema istituzionale si legittima. Eh, per cui, Anisa, perché secondo te eh, la volontà di chiudere in questo modo, di sigillare in questo modo e proclamare il vincitore ancora prima del momento elettorale? Grazie Annalisa e grazie all'ISPI anche per aver organizzato questa discussione che è sicuramente necessaria e eh, di cui sono particolarmente felice data anche eh, la condivisione di questa discussione con grandi esperti. Dunque è una domanda molto molto difficile secondo me a cui rispondere perché ehm, ci sono varie teorie. Ovviamente una... Eh, e la principale secondo me è quella della percezione di stabilità e di sicurezza eh, che la Repubblica Islamica può avere di se stessa e quindi il fatto che eh, più c'è una apertura a candidati e a eh, diciamo traiettorie diverse della eh, politica interna ed estera eh, della Repubblica Islamica più ci sono possibilità sì di avere magari eh, legittimità per quanto riguarda la partecipazione elettorale ma anche una direzione della politica interna ed estera iraniana che magari non è necessariamente vista come in linea, o, eh, in linea con gli interessi nazionali della, della guida suprema e io penso che questa sia stata un po' la motivazione principale eh, diciamo la, il desiderio di accorpare un po' tutte le varie entità eh, delle istituzioni iraniane sulla stessa linea, sulla stessa eh, eh, diciamo, preferenza a livello di sicurezza eh, nazionale. Però eh, la domanda è se è stata una decisione saggia eh, sia nel breve che nel lungo termine, o se invece di rafforzare e eh, diciamo, diminuire la percezione di sicurezza, la mancata percezione di sicurezza dell'Iran, eh, invece quello che è stato fatto indirettamente, magari inconsciamente, ha stato minare eh, questa stessa percezione. Grazie Anise Professor Chepelle, lei cosa ne pensa? Sono d'accordo con Anissa, ma penso che la Repubblica Islamica ha paura del processo di, di pace, del ritorno al GCPOA a Vienna e vuole essere sicure che eh, l'America non eh, potrebbe essere in grado di trovare... A diverse fazioni nel, in Iran e, per esempio, utilizzare i riformi, cosiddetti riformisti contro i conservatori, eccetera, cioè presentare un, un fronte unico eh, da faccia all'Occidente, da faccia ai paesi arabi, come gli Emirati, che eh, dopo poco riceveranno 30, eh, una cinquantinaia di eh, F-35 eh, americani. E eh, così hanno scelto eh, di eh, presentare questo fronte unico, anche se questo vuol dire che la possibilità per la società civile irania, iraniana, che è così, for così forte, eh, non esista più. E il rischio eh, sarebbe che nel prossimo futuro la legittimità eh, del, del regime iraniano non, non sarà più. Eh, troppo largo, sarà molto più costretto e eh, penso che que questo è un rischio enorme per, eh, per la Repubblica Islamica di, di oggi eh, da fronte al al all'ambiente regionale, all'ambiente internazionale. Grazie Professor Keppel. Eh, Lucia, dal tuo punto di vista, anche in base a quello che hai potuto vedere e sentire a Teheran in questi giorni? sfide, una interna e una esterna, un po' devo ripetermi su quello che è stato già detto. La sfida esterna è ovviamente, eh, sono le sanzioni americane, quindi il ritorno nel JCPOA ehm, che la guida vuole evidentemente con un presidente con cui sia più in sintonia, meno indipendente diciamolo di Rohani, che vuole Controllare senza più brutte sorprese, perché l'uscita degli Stati Uniti nel maggio del 2018 è stata una pessima sorpresa per gli iraniani. E, e poi eh, l'aspetto interno, ovviamente, perché queste elezioni presidenziali probabilmente stabiliscono anche gli assetti della successione al Rahabar, quindi alla guida stessa. Si parla di Raisi come di un possibile anche successore di Khamenei Quindi, e anche da questo punto di vista si vogliono meno scossoni possibile per cui si è anche in qualche modo inceppato quel meccanismo io ho intervistato un ex viceministro dell'interno di Khatami, del primo presidente riformista, Khatami Tajzadeh, che mi ha detto quel meccanismo di competizione controllata che si consentiva appunto sino ad oggi in Iran. Con un paradosso però che forse l'Iran riformista è venuto fuori eh, altrettanto prepotentemente, perché se pensiamo al dato sull'astensione il 62% degli aventi diritti non è andato a votare, il 14% delle schede sono nulle o bianche, quindi insomma è un, un governo di minoranza diremmo noi in Europa. E, e quindi diciamo che pulsa, pulsa sono forze che pulsano a fronte invece appunto di un establishment che non ha voluto sorprese. Per la prima volta noi giornalisti stranieri in 16 anni di elezioni iraniane che ho seguito, non abbiamo avuto i permessi per muoverci fuori da Teheran, non mi era successo. Quindi davvero un'elezione in cui non si volevano sorprese e in particolar modo brutte sorprese. Grazie Lucia, torneremo tra poco su questo aspetto della legittimità, della scarsa affluenza proprio, proprio con te. Eh, Nicola, secondo te quale, per quale motivo queste elezioni sono state così poco competitive? Eh, io credo che ci sia, oltre chiaramente a tutto ciò che è già stato detto, su cui concordo pienamente, ci sia un ulteriore elemento di politica interna che è quello connesso alla fase di transizione generazionale. Queste elezioni segnano in un certo qual modo un po' uno spartiacque. Sono le ultime elezioni politiche presidenziali, eh, nell'ambito delle quali la prima generazione verosimilmente avrà un ruolo, giocherà un ruolo politico attivo. Eh, non ci sono più i, quelli che si chiamavano i patriarchi della Repubblica Islamica, la prima generazione non ha replicato se stessa attraverso una capacità di rigenerazione della sfera clericale, la generazione che si affaccia, che di fatto già controlla il, le principali istituzioni dell'Iran, non è espressione diretta della prima e eh, c'è eh, un forte timore secondo me nell'ambito dei pochi superstiti, così della prima generazione, primo tra tutti la guida, che questa transizione possa essere cruenta o quantomeno traumatica. Ed è quello che cercano e hanno sempre cercato di evitare. Questa è una frattura, è una, è una dimensione di crisi che è presente da molti anni. È arrivata semplicemente all'apice, è arrivata alla sua conclusione. E quindi c'è stata, secondo me, un po' la volontà di gestire questa transizione attraverso quella che quantomeno agli occhi di una guida ormai stanca, ormai sicuramente che guarda è, 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 è un po' alla fine della, della sua capacità di controllo del paese come una, una fase di transizione epocale ed è una fase di transizione che deve essere assicurata eh, attraverso la stabilità. Eh, che questo sia possibile attraverso questo processo elettorale è tutto a dimostrarsi, però credo che sia una, una certa, in una certa misura una, una continuità quella che è stata cercata attraverso queste elezioni. Grazie, grazie Nicola, grazie a tutti quattro per questo primo rapidissimo giro di eh, scambio di, di opinioni. Prima di aprire appunto, la parte più eh, di scenario, ricordo al nostro pubblico che ci sta seguendo che è possibile fare eh, domande, anzi siete caldamente invitati a, a farle, eh, commentando sui canali social dell'ISPI, Facebook, Twitter e YouTube. Eh, quindi aspettiamo le vostre domande e i, i vostri commenti. Um, tornerei da Lucia. Uh, proprio perché appunto eri a Teheran. Quindi uh, ti chiederei di raccontarci un po', un po' Appunto, l'hai già anticipato questo diciamo, senso di disillusione che poi si è tramutato in una scarsissima affluenza. Però uh, che clima hai respirato al di là di questo dato appunto dell'apatia? Dell uh, e se oltre all'apatia hai visto anche delle istanze più, diciamo. Um, di mh, forse parlare di speranza eccessivo, però un qualche seme da cui ripartire per provare a riorganizzare il campo, diciamo, alternativo a quello ehm, de della fazione che poi ha vinto di fatto queste, queste elezioni. Prego, Lucia. Allora, sì, eh, Apatia, sicuramente grande senso di delusione, però eh, francamente, mh, io non mi aspettavo ehm, un epilogo diverso da queste elezioni, cioè queste elezioni si sono decise appunto quando eh, il JCPOA è stato fatto fallire dagli Stati Uniti d'America e l'Europa eh, non è stata in grado di salvarlo, eh, perché le aspettative degli iraniani legate a questo trattato internazionale ehm, erano elevatissime. Eh, io mi trovavo a Teheran proprio quel 14 dicembre del 2015 quando l'accordo fu siglato. Tra l'altro eh, tutti quei capitoli che adesso si vorrebbero reintrodurre come appunto il programma balistico iraniano, la sua penetrazione proxy eh, nella regione medio orientale erano già stati lungamente dibattuti e ovviamente eh, su questo l'Iran non aveva inteso fare concessioni. E poi, magari, se c'è modo e tempo, spieghiamo, proviamo a spiegare anche perché, almeno dal punto di vista della leadership iraniana, non è possibile fare concessioni su questo. Si sì, erano create delle grandi aspettative. Io ricordo la notte, tra l'altro, era Ramadan, un, era un luglio afosissimo, caldissimo. La notte dell'annuncio di quell'accordo, dopo un'attesa lunga mesi, c'era stata un'esplosione di festa e con i colori viola di Rohani e del suo movimento ma anche verde dell'onda dell verde in strada erano emersi i ritratti di Moussavi e Karoubi cioè dei leader eh, riformisti eh, che si trovano tutt'oggi agli arresti domiciliari dopo la repressione delle proteste eh, per il voto eh, fraudolentemente eh, sottratto appunto in quel 2009 eh, altra esperienza in cui ho avuto la fortuna di trovarmi come osservatrice oculare e e, e c'erano questi ritratti, quello che si sentiva eh, nelle strade di Teheran tra i sostenitori, tra gli entusiasti del JCPOA era nei primi quattro anni aggiustiamo l'economia, nei secondi quattro anni liberiamo i prigionieri politici e ci prendiamo anche quella fetta di libertà civili e di, no, insomma, di, di riequilibrio, i rapporti. Si sognava, a Teheran si sognava forse in maniera eccessiva ma si sognava io intervistai molti imprenditori della diaspora che erano addirittura rientrati eh, si muovevano le start up avevamo investimenti miliardari in programma l'italia doveva rimettere in piedi la rete spesso anche eh, crearla ex novo la rete ferroviaria la rete ferroviaria iraniana l'alta velocità tachranes tutto, tutto questo non c'è stato e allora davvero eh, Dobbiamo pensare che questo epilogo è in qualche modo, in qualche modo eh, anche la conseguenza eh, di quel maggio del 2018 quando un Iran, diciamolo, che rispettava l'accordo, perché questo lo dice la IEA eh, e lo ha rispettato anche con eh, quella formula della pazienza strategica eh, usata appunto dal duo Rohani zarif anche quando Trump ne è uscito fuori, si è chiamato fuori, eh, in un Iran che rispettava l'accordo eh, dove è arrivata una serie di sanzioni particolarmente pesanti. Io voglio andare anche in quell'occasione l'anno immediatamente successivo, quindi siamo al maggio del 2019, siamo al maggio del 2019 e quelle esenzioni sull'acquisto del petrolio che erano state concesse a tanti paesi, la Turchia che è il paese dove da quattro anni l'Iran si è ritrovato in una crisi economica in una crisi occupazionale soprattutto dell'occupazione giovanile profondissima e la leadership che aveva scelto di investire eh, nella offerta americana è stata derubricata e così siamo arrivati a queste elezioni come l'ennesima ehm, eh, leadership politica eh, illusa dagli americani e, e in qualche modo turlupinata dagli americani. Il parallelo che si fa è forse proprio con la presidenza Khatami, quando Khatami eh, concesse i diritti di sorvolo agli americani che attaccavano i talebani in Afghanistan, aprendo appunto agli Stati Uniti d'America, altra peraltro presidenza. Riformista, Rohani non lo è del tutto, ma sicuramente da quel milieu viene Zarif che ai tempi era ambasciatore all'ONU. E poi invece si ritrova l'Iran messo no? eh, dagli stessi americani a cui in qualche modo aveva consentito l'attacco ai talebani in Afghanistan. Scenario regionale: non è un periodo qualunque quello di cui stiamo parlando, è il periodo in cui. Gli sciiti sconfiggono l'ISIS in Iraq. Gli sciiti addestrati dal generale eh, Pasdaram Soleimani, e anche là l'ISIS era arrivato oltre a pre essersi preso Mosul a Erbil, perché aveva occupato Mahmur e Kuwait, cioè le porte su Erbil. Gli americani formano la coalizione anti-ISIS attaccano Mosul, eh, Hashte Shabi, quindi le milizie sciite che hanno risposto alla fatwa di Sistani per andare a difendere l'Iraq dall'assalto del califfato, sciiti eh, configgono l'Isis a Mosul e liberano un terzo dell'Iraq. Cioè, L'Isis è stato sconfitto dai kurdi in Siria e dagli sciiti in Iraq combattevano se non insieme quantomeno contro un unico comune nemico e dico ancora non c'è stato un episodio di fuoco amico gli americani bombardavano dal cielo e gli sciti combattevano a terra addestrati dagli iraniani si parlavano si parlavano archiviata questa fase in cui gli iraniani ed è stata per loro una battaglia esistenziale si va di bene perché l'isis in qualche modo voleva estirpare questa presenza. Io ero subito dopo l'attacco a Camp Speicher, la base americana lasciata all'esercito iracheno, e lì presero i soldati iracheni sunniti e furono salvati, i soldati iracheni usciti e furono uccisi e buttati nel Tigre. Ehm, L'Iran peraltro in questa fase storica ha conosciuto un attentato a Teheran, appunto di matrice sciita che era un'assoluta novità per gli iraniani, fu colpito il Parlamento, lo ricorderete, fu colpito anche il mausoleo dell'Imam Khomeini. Chiusa la battaglia contro un nemico comune, Soleimani viene ucciso eh, nel gennaio eh, dell'anno scorso eh, da un drone americano a Baghdad. Ecco la leadership che esce adesso da questo voto di giugno 2021 è la leadership che tutta questa serie di movimenti tellurici, di aspettative, disillusioni, di, uh, sì, esatto, di, di movimenti tellurici in qualche modo produce. E in mezzo c'è l'Europa, e in mezzo c'è l'Europa che non ha saputo né salvare i suoi, le sue prospettive di investimento, questi valori, eh, come posso dire, eh, di libertà, di, di diritti civili, di parità uomo-donna, eh, in nome dei quali sempre noi pretendiamo di agire quando agiamo sull'Iran. L'esito è stato consegnare l'Iran con l'accordo strategico alla Cina, che insomma è uno dei paesi che più comprime cioè, la graduatoria mondiale delle libertà social. Il paese più illiberale è la Cina, il secondo apparentemente è l'Iran. Quindi ecco io direi che come primo intervento vorrei mettere in campo tutto questo. Tutto questo ha portato a questo risultato. E il primo discorso, direi sì, poi passo la parola eh, agli altri relatori, ma magari vale la pena tornarci. Questa roba qua un po' l'ha citata, un po' l'ha citata, perché per esempio, quando gli è stato fatto presente il suo passato di membro, attivo del comitato della morte che mandò a morte appunto l'opposizione. nel popolo nell'88 sul fine della guerra con l'Iraq e disse allora voi che avete addestrato l'ISIS, ha detto all'Occidente che gli, cioè in qualche modo c'è un Iran fortemente risentito a livello di leadership, ma forse anche un po' a livello di, e c'è una fronte diciamo così, del, del, del dialogo con l'Occidente, dell'apertura e, e, e del pragmatico rivolgersi a Ovest che è stato politicamente sfiancato dagli ultimi anni. Grazie Lucia, tutto assolutamente condivisibile, anzi grazie per aver toccato diversi aspetti su cui torneremo. Uh, tra poco anche con gli altri, con gli altri ospiti. Uh, starei ancora un attimo sul piano interno con Nicola, Nicola Pedde, ti, ti chiederei di um, aiutarci un po' prima di tutto a capire chi è Ebrahim Raisi perché insomma, sappiamo che il panorama politico iraniano è molto complesso e difficilmente mh, diciamo, etichettabile almeno secondo le nostre categorie, quindi aiutaci a capire a quale fazione politica appartiene e appunto stando sul quadro interno Lucia appunto parlava di queste istanze dal basso eh, della, della società iraniana che appunto abbiamo visto tutti essere molto entusiasta dopo le elezioni di Rohani dopo il, eh, il raggiungimento dell'accordo sul nucleare nel 2015 anche io mi ricordo i festeggiamenti. Uh, che ne è adesso, in che modo questo presidente, che adesso ci farai capire bene che, che idea di mondo, cioè che idea di Iran ha questo presidente? Ma uh, possiamo già dire che non, non sarà un, uh, un presidente che aprirà, diciamo, dal punto di vista delle libertà sociali, civili, politiche. In che modo questa effervescenza dal basso, questa richiesta dal basso? Che c'è anche, cioè anche chiaramente l'elemento economico, le proteste per il peggioramento dell'economia. Quindi, in che modo questo regime, questo sistema che si ricompatta, può però assicurare che la Repubblica Islamica effettivamente sopravviva alle sue stesse pressioni dal basso, quindi non solo ai nemici esterni, ma alle richieste della propria popolazione? Prego, Nicola. Grazie. Credo che eh, le elezioni di Raisi abbia rispolverato molti degli stereotipi sul paese. In modo particolare, c'è eh, stato un evidente tentativo da più parti di eh, così, eh, attribuire a Raisi eh, non solo questo, questa qualifica di ultraradicale, che poi bisognerebbe anche capire in termini di politica interna che cosa realmente significhi in Iran. Ma dall'altra parte così tracciare anche una sorta di parallelo con la presidenza di Mahmoud Abad Cioè l'idea generale è quella del, della svolta radicale del paese, di una svolta politica che riporta indietro le lancette, che porta quindi l'Iran ad essere amministrato da una figura un stereotipo di irrazionalità. Che da più parti hanno sempre cercato così di affibbiare all'establishment della Repubblica Islamica. Raisi ha, lo ha già detto Lucia, un grosso scheletro nell'armadio nel suo curriculum, che è la partecipazione. Ai comitati, quando lui era vice procuratore generale di Teheran nell'88, ai comitati che hanno gestito queste esecuzioni eh, dei, dei prigionieri politici in uh, due carceri di, di, di Teheran, provocando migliaia di morti. Questo è un qualcosa che eh, ha sempre pesato sulla sua reputazione, anche se. Reisi era una figura, figura molto poco conosciuta in Iran. Quando nel 2017 si è candidato alle elezioni presidenziali perdendo contro Rouhani, buona parte degli iraniani non l'aveva mai sentito nominare, se lo ricordavano ancora gli iraniani di età più, 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 più adulti, ma la gran parte dei giovani non, non sapeva nulla di lui passato, qualcuno l'aveva sentito nel suo incarico di, di, di eh, Amashad presso la fondazione che gestisce la, 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 la moschea, ma insomma non, non era una figura nota mm, da questo punto di vista eh, ha pesato subito eh, questa componente del suo passato ma eh, la, 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 la sconfitta alle elezioni presidenziali aveva fatto un po' cadere nuovamente il sipario su sul, sul, sul Raisi eh, adesso invece eh, con la vittoria alle elezioni, soprattutto con tutto ciò che è stato questo impianto di, di, di delegittimazione massiccia di altri candidati e quindi questa sua blindatura che aveva portato di fatto alla certezza della sua vittoria elettorale, eh, si è tornati a parlare molto di lui ovviamente e eh, immediatamente c'è stata questo, questo, questa volontà eh, di tra conservatore e radicale. In realtà, Ebrahim Raizi è parte del contesto dei conservatori tradizionalisti, il, in piena sintonia con, con la guida, con l'espressione più tradizionale dei, dei conservatori di prima generazione, che hanno tutta una serie, secondo me, di caratteri comuni, ma che non sono ascrivibili al, 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 così, al contesto sicuramente minoritario. Eh, del, delle forze più radicali. Eh, la prima generazione ha sempre questa sfiducia eh, profonda per gli Stati Uniti, eh, animata dalla volontà di non concedere in alcun modo eh, una, una la manovra di apertura verso gli Stati Uniti per diverse ragioni, non ultima dal punto di vista ideologico, ha sempre considerato il rapporto con gli Stati Uniti una, una grave minaccia alla tenuta della stabilità, di, quella, di quel pilastro che mantiene in equilibrio così, la struttura della Repubblica Islamica. Dall'altra parte è una generazione anche dotata di un... La, 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 ...la componente tradizionalista della prima generazione, ha sempre rispettato eh, con grande attenzione quelle linee rosse, che eh, non scritte ovviamente da nessuno, ma che hanno sempre caratterizzato la sicurezza e la stabilità della Repubblica Islamica. Prima tra tutte quelle di non eh, provocare o di non entrare eh, nell'orbita del mirino degli Stati Uniti, e quindi opporsi fermamente allo sviluppo del programma nucleare in chiave militare, opporsi fermamente. Alla, alle ambizioni regionali eh, 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 troppo espansive, invece reclamate dal, dalle componenti di seconda generazione, soprattutto da quelle componenti di seconda generazione che sono al vertice oggi del sistema della IRGC, quindi questa generazione, tutto sommato, per quanto molto conservatrice, soprattutto in termini poi di, di de, 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 per quanto concerne il sociale, per quanto c'era la società iraniana, ha sempre mantenuto un, un certo profilo di equilibrio. Ecco, Raisi è parte di questa generazione, tutte le sue eh, esternazioni, peraltro neanche troppe, che abbiamo pubbliche nel corso di questi anni, hanno sempre eh, dimostrato come la sua... Il suo allineamento con, con la, la guida di Khamenei sia sostanzialmente simbiotico, non si è mai distaccato molto, e tutto ciò che è stato pronunciato è sempre stato eh, espresso nel solco di quelli che sono un po' i, i punti comuni, gli elementi del, ricorrenti del pensiero eh, conservatore tradizionalista. Eh, questo invece tentativo di eh, individuarlo come un nuovo Ahmadinejad, come un nuovo elemento di rottura nei confronti del, del, del passato, eh, secondo me risponde un po' a questa idea che eh, l'Iran eh, per alcuni paesi è... è L'uomo, il nemico esistenziale che deve essere sempre portato in prima linea e quindi chiunque lo governi deve essere sempre una, un qualcosa di estremamente pericoloso e radicale. Peraltro si diceva lo stesso anche di Roani. Ricorderete che dopo le elezioni c'erano tutte queste vignette del, 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 del lupo vestito con la pelle del Daniello. Insomma, c'è sempre stata questa necessità di individuare per forza una, una, un connotato negativo dietro qualsiasi tipo di amministrazione. Io credo che non ci siano veramente punti di contatto di nessun tipo tra Ahmadinejad e Raisi e soprattutto non ci siano assolutamente punti di contatto tra ciò che fu la, la, il conservatorismo radicale della Valgaran con eh, questo invece molto più eh, anacquato eh, elemento politico che ha portato alla vittoria di, di Raisi. Peraltro, Raisi e questo secondo me è un elemento interessante nel, nel, nell'analisi di ciò che accadrà poi, non è in realtà. Un suo establishment politico è arrivato come espressione dell'establishment, è arrivato come espressione dell'establishment politico di prima generazione, in modo particolare della guida. Ma eh, per questo oggi è così difficile anche fare tutte mh, de, le, le ipotesi possibili e le speculazioni su quello che sarà il governo, perché eh, Raisi non ha un, un, un suo entourage, non ha una, una sua squadra già definita. E quindi questa si andrà eh, adesso a, a, a creare nel delle prossime settimane attraverso tutta una serie di compromessi che vedrà la componente tradizionalista esprimere le proprie prerogative. Un'ultima considerazione e poi passo la parola uh, subito per, in relazione alla, alla cosa che Annalisa che avevi accennato sull'economia e sul, eh, così, sul uh, rapporto con la società. Io credo che in questo momento, sicuramente sono d'accordo con te, Raizi non sarà ricordato come un presidente che farà chissà che cosa sul piano. No, ci possa essere un, un irrigidimento eh, su alcune questioni, non più di tanto credo perché eh, la, la corda è, è, è particolarmente tesa e non credo che sia eh, neanche nel suo interesse eh, esasperare troppo il rapporto con la società. Il vero elemento, la vera bomba sociale secondo me in questo momento in Iran è quella occupazionale. È qui che eh, Raisi deve operare con una certa velocità e con una certa capacità, e alla luce del fatto che l'accordo eh, con la comunità internazionale ancora è eh, in fieri a Vienna. Io credo che ci, ci arriveremo, sono abbastanza ottimista su, sul fatto che il JCPOA riprenderà a, ad essere operativo e, e, e pienamente funzionale. Però nel, per arrivarci, e perché questo produca degli effetti, servirà del tempo. E in questa fase politica Raisi dovrà eh, essere un presidente populista, dovrà operare molto sulla leva dei della borsa dell'economia, soprattutto delle sovvenzioni, perché dovrà cercare di eh, calmierare quanto eh, più efficacemente possibile quelle che sono state anche le grandi spinte che hanno portato gli elettori a non andare alle urne, che sono sostanzialmente quelle che ci diceva anche Lucia prima della grande frustrazione rispetto alle enormi aspettative eh, animate dal JCPOA e poi viste frustrare dal suo fallimento, e, e, e tutte quelle frustrazioni. Connesse con eh, l'emergenza economica e soprattutto occupazionale della terza generazione, che non ha ancora espresso nessuno tra i su del della sua generazione all'interno del sistema politico, ma che ricordiamocelo. Porta alla fine con il suo peso demografico del, del 70-75% circa, porta eh, l'equilibrio in tutto ciò che è il, il sistema eh, politico, quantomeno quello eh, espresso dalla, dalla volontà popolare nel Paese. Grazie Nicola. Eh, parto da, da qui, proprio da, da questo tuo enfatizzare questa bomba sociale eh, occupazionale eh, e il bisogno di fare politiche economiche populiste, diciamolo pure chiaramente per appunto un po' tenere a bada questo malcontento che cova. Eh, per fare però politiche economiche di questo tipo eh, serve una borsa molto, molto ampia, molto ricca di, eh, di, di fondi poi da elargire e qui vado da Anis Ehm, per chiederti Anise, mh, cosa sta succedendo a Vienna, abbiamo visto che il processo negoziale è ripreso dopo mh, la, insomma, la creazione da parte di Biden di una squadra eh, che appunto è stata messa insieme mh, in tempi relativamente brevi, però comunque eh, non brevissimi, è ripreso solamente pochi mesi fa e eh, abbiamo visto che, come già nel passato negoziato, mh, per queste cose ci vuole molto tempo. Eh, quindi, che cosa sta succedendo? Quali sono i nodi? E come può cambiare, come può evolvere la situazione adesso con Ebrahim Raisi. Eh, come Nicola sottolineava, è un presidente che si colloca in profonda continuità ideologica con la guida, quasi, appunto mi piaceva molto l'espressione, allineamento simbiotico. Eh, e sappiamo che se sono in corso questi negoziati è perché, al di là di una squadra negoziale molto valida, eh, c'è un mandato chiaramente dall'alto, dalla stessa guida, eh, che presumibilmente continuerà. Che cosa, cosa ne pensi Anise? Dunque, eh, abbiamo visto al momento che la, linua, la linea che emerge da Teheran eh, anche a Ridosso e dopo le elezioni e i risultati elettorali è quella di continuità per quanto riguarda i negoziati eh, di Vienna. Lo stesso Raisi durante la campagna elettorale ha eh, sostenuto di voler mantenere l'impegno iraniano ai negoziati nella sua prima conferenza stampa ha detto che eh, il negoziato eh, e il ritorno al JCPOA ci sarà quando tolte e ha anche criticato gli europei per eh, diciamo, non aver superito a loro, alla loro parte degli obblighi. Uh, sotto l'accordo. Quindi diciamo una linea tendenzialmente di continuità, magari un pochino più forte, più critica nei confronti soprattutto degli Stati Uniti e dell'Europa, ma uh, sostanzialmente di continuità rispetto a quello anche che emergeva uh, dall'amministrazione attuale e dalla squadra attuale. Um, tendo a uh, diciamo ad essere d'accordo con Nicola che comunque... Le possibilità per avere un accordo ci sono ancora, quindi non significa che RAI si eh, necessariamente porti a uno smantellamento delle speranze. Diciamo che secondo me però la situazione è molto più complicata rispetto a prima. Uno perché comunque ci sono eh, due fasi principalmente eh, che, tenute, che vanno tenute in considerazione. Uno è ottenere l'accordo, quindi ripristinare l'accordo e l'una non eh, necessariamente significa che la seconda riuscirà e eh, riuscirà in maniera eh, diciamo di successo. Ah, per quanto riguarda la negoziazione per arrivare alla tua domanda, Annalisa, i punti principali che rimangono da risolvere sono sostanzialmente quelli delle centrifughe, cosa farne delle centrifughe avanzate che... L'Iran ha attivato durante soprattutto eh, l'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo in cui ha avanzato il proprio programma nucleare, perché le centrifughe precedenti potevano essere eh, archiviate. Queste invece, eh, diciamo che la richiesta americana e quella europea è di distruggerle perché sono troppo avanzate e archiviarle non sarebbe una garanzia sufficiente. E per quanto riguarda invece le richieste iraniane, oltre a, al discorso delle sanzioni, che è complicato, eh, e magari eh, spiego in un attimo il perché. C'è anche il discorso anche della garanzia eh, che l'Iran sta cercando da parte americana, che non quindi eh, a ridosso di un eh, negoziato rinnovato, non ci sia poi la decisione da parte americana di nuovo di eh, togliersi dall'accordo e eh, creare quello che è successo dal 2018 in poi. Poi a livello di sanzioni eh, il discorso appunto è complicato perché ci sono vari tipi di sanzioni che l'America ha adottato eh, contro l'Iran eh, durante la presidenza Trump. Alcune sono collegate direttamente alla questione nucleare, altre sono o ibride, quindi indirettamente eh, diciamo, hanno un impatto su quella che è la possibilità poi eh, per l'Iran di beneficiare della questione economica. E altre sono invece completamente scollegate, quindi, per esempio, la designazione delle guardie rivoluzionarie, e altre specifiche che sono soprattutto per quanto riguarda entità e individui soggetti a sanzione, queste sono completamente scollegate. E qui c'è una diversità tra l'Europa, perché l'Iran sta chiedendo che tutte le sanzioni vengano tolte. Eh, anche se comunque ci sono posizioni divergenti all'interno poi eh, dell'Iran stesso, mentre eh, da parte americana ed europea, soprattutto americana, c'è eh, diciamo eh, l'apertura a togliere le sanzioni che sono direttamente collegate alla questione nucleare l'apertura a negoziare alcune di quelle ibride, diciamo, ma non a togliere quelle che non sono eh, collegate per niente alla questione nucleare. Quindi diciamo queste, queste tre eh, cose sono i punti principali su cui ancora non si è trovato un accordo e devo dire che prima delle elezioni sembrava esserci più ottimismo eh, su quanto dell'accordo era stato raggiunto e quanto vicini eravamo all'accordo. Ricorderete che... In varie stanze, quando uh, a Vienna riprendevano i negoziati, si è detto questo è l'ultimo round, questo è l'ultimo round, questo è l'ultimo round, e siamo ancora qui ad aspettare l'impatto uh, della presidenza Rai Si. Sì, come dicevo prima, secondo me rende le cose un pochino più complicate, perché anche nella situazione migliore in cui continuità venisse uh, garantita, la squadra negoziale magari rimane la stessa almeno a livello proprio di negoziazioni a Vienna, poi c'è la questione dell'implementazione. Ora, sappiamo che nel 2016 quando l'accordo è stato implementato c'era una squadra eh, economica molto forte eh, in piedi da parte del governo Raisi e nonostante questo, nonostante non ci fosse nessuna sanzione americana che impediva diciamo, le relazioni economiche e la riapertura dell'Iran, a, eh, la, diciamo, l'economia mondiale, eh, gli investimenti diretti e le relazioni economiche sono rimaste molto limitate perché comunque rimanevano in piedi tutta una serie di sanzioni, appunto, non collegate alla questione nucleare. Che facevano sì che le compagnie, diciamo, temessero eh, qualsiasi tipo di interazione con l'Iran per paura di violazioni e di ripercussioni negative. È difficile capire se Raisi sarà in grado di avere in piedi una squadra altrettanto se non più brava di quella che abbiamo visto nel 2016 per evitare che la stessa cosa succeda di nuovo. Ora, la domanda che è interessante e su cui magari vale la pena un po' speculare e discutere più è se la, diciamo lo scopo principale da parte dell'Iran è... Riavviare l'accordo, però senza tendenzialmente focalizzarsi poi su quello che significa per le relazioni economiche con l'Europa e con gli Stati Uniti, che è una possibilità perché, vedendo eh, l'approccio eh, diciamo, del nuovo governo e eh, il discorso di Sì c'è una possibilità effettivamente che quello che il governo vuole è ripristinare l'accordo, però senza necessariamente migliorare le relazioni economiche occidentali. E che invece lo scopo sia quello di riavviare l'accordo per poi invece rafforzare le relazioni economiche e politiche con gli altri paesi, in particolare la Cina che Lucia ha menzionato, ma non solo, eh, anche altri paesi della regione, mi viene in mente l'India, ma ce ne sono tanti che magari eh, hanno voluto eh, adottare una politica di eh, importazione del petrolio, ma anche di investimenti, di infrastrutture, a è un esempio, ma ce ne sono tanti, e che non l'hanno potuto fare perché c'erano queste sanzioni in piedi. Quindi è possibile che magari la, eh, diciamo, il desiderio da parte iraniano è quello di raggiungere l'accordo, non necessariamente rafforzare o dipendere dalle relazioni economiche con l'Europa e con l'Occidente, ma invece beneficiare della, eh, del raggiungimento dell'accordo e del... Dell'assenza di sanzioni per uh, migliorare poi le... la Cina, ma altri della regione con cui uh, invece le, la politica del guardare ad est sembra molto più sincronizzata con l'attuale governo. Grazie, Anisse. Proprio Ebrahim Raisi, tra l'altro, nella sua prima conferenza stampa di ieri o due giorni fa. Eh, diceva, ripeteva un vecchio slogan della rivoluzione né, né ovest né est solo repubblica islamica poi però sappiamo che con enorme pragmatismo quando c'è bisogno eh, si guarda sia a est che a ovest e condivido la tua ehm, diciamo, visione che probabilmente non si guarderà più così a ovest come si guardava a ovest prima insomma che che Trump uscisse dall'accordo e anche da parte nostra, diciamo, da parte europea, secondo me ci sarà un po' più di riluttanza questa volta, visto appunto cosa è successo in questi anni, eh, quindi stiamo a vedere. Eh, professor Keppel, lei è autore appunto, dicevo poco fa, di questo libro molto, molto completo, Il ritorno del profeta, eh, che esce proprio in, in questi giorni in libreria, in cui delinea un po' eh, un quadro dei eh, mutamenti sismici, potremmo dire, della, della regione negli ultimi anni, in particolar modo dalla pandemia in poi, che ha un po' rimesso in moto, traccia appunto le nuove linee di faglia, lo, la, la rivalità Emirati-Qatar, il ruolo preponderante della Turchia. Uh, il, gli accordi di Abramo che hanno un po' uh, rimesso in discussione la geopolitica regionale. Ecco, l'Iran in questo quadro regionale in mutamento, uh, che ruolo ha, che ruolo potrà avere adesso con Ibrahim Raisi? Um, in, in che modo la politica estera iraniana, le relazioni regionali dell'Iran cambieranno? Potremmo assistere alla continuazione del dialogo che si è aperto pochi mesi fa con l'Arabia Saudita? Uh, oppure no? Oppure adesso si fermerà. Qual è la sua uh, opinione? Penso che ora l'Iran fa parte di quello che ho chiamato nell'Iran la triplice alleanza uh, fratellanza sciiti, cioè uh, opposta agli accordi di, di Abraham, opposta all'America, a Israele, all'Arabia Saudita, eccetera. Ma la cosa che mi sembra la più importante è che. Uh, la differenza tra uh, l'anno 2015, quando erano fermati i, eh, gli accordi del GCPOE e oggi, è che in 2015 l'Occidente aveva bisogno dell'Iran, perché era l'anno dell'apice la, dell'ISIS o di Daesh, e eh, l'Occidente, sia l'America che l'Europa, aveva bisogno del Nilo, l'Obstat, della Russia e dell'Iran per bombardare Uh, il cosiddetto califato di uh, Isis in, uh, in Siria, perché c'era l'anno delle, delle strage, delle bombe in Francia, del terrorismo, eccetera. Era veramente una sfida. L'alleanza con, con l'Iran, uh, come era successa dopo l'11 di settembre, diciamo, per un momentino, ma ora la situazione è totalmente diversa perché. L'Iran di Raisi è un Iran eh, molto più debole, diciamo. Eh, sul lato regionale ora l'Iran non è più veramente in grado di controllare l'Iraq. Dopo eh, che eh, Qasem Soleimani fu trucidato da un drone americano sull'aeroporto di Baghdad il 3 di gennaio 2021, gli iraniani non erano più veramente in grado di controllare la prematura e il Presidente del Consiglio iraniano, il signor Mustafa al Kazemi, eh, non, eh, diciamo, non è un pupo, non è controllato da Teheran come erano i suoi predecessori. Questa è una cosa molto importante e eh, bisogna eh, anche ricordare che quando L'Iran aveva tentato di utilizzare il petrolio iracheno per eh, circondare le sanzioni americane. C'era una, una rivolta in Iraq contro l'Iran, anche una rivolta sciita anti-iraniana e eh, iracheni. Per questa ragione eh, Soleimani era andato in. A Baghdad per organizzare la repressione e ha trucidato. In Siria eh, l'Iran non è più una, una posizione di forza perché i suoi interessi e gli interessi della Russia sono diversi. L'Iran, eh, vede la Siria come un posto eh, dove lanciare missili e rocket, Ma, eh, la cosa è totalmente diversa. Hanno bisogno di ricostruire la Siria per la Russia, ma è un peso economico enorme e Putin, un ex membro del KGB o forse anche un capo del KGB, penso in modo kgbesco, diciamo, eh, ricorda benissimo come la, unione, sovi la fu Unione Sovietica è, è entrato in Afghanistan con, diciamo, in francese una fiore nel fusilio e è ritornato eh, totalmente eh, nudo. Uh, in Libano, uh, totalmente controllata politicamente della, della Repubblica uh, Islamica attraverso uh, il, il partito Hezbollah, la situazione è una catastrofe totale. Cioè, uh, questo Iran indebolizzato ha bisogno di, uh, del, di firmare gli accordi, ma non vuole limitare la sua capaci capacità militare. Vuole uh, uh, usufruire della, uh, fare negozi con l'Occidente, eccetera, ma senza dare niente sul pianto militare. E per questa ragione hanno scelto uh, l'elezione di Raissi, una persona totalmente uh, senza carisma perché uh, il, 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 la, la guida della, della rivoluzione. Uh, Khamenei parla un bellissimo persiano, un, molto, molto carismatico, Raisi non ha niente come carisma. E, eh, la cosa importante è di presentare un, un fronte unico contro l'Occidente e contro gli altri paesi della regione. Ma la sfida è il, per loro è la possibilità di un'esasperazione della società civile, finalmente, dopo tanti anni. L'Iran è rovinato, rovinato anche perché non erano in grado di controllare la pandemia della Covid, perché il regime iraniano uh, ha bisogno di. Cioè vuol dire pellegrinaggio alle tombe, de, tombe dei santi, uh, cioè uh, una diffusione straordinaria, un cluster straordinario della pandemia l'Iran è il paese il, il più colpito della, della pandemia nel, nel Medio Oriente, non ha veramente eh, ritrovato la capacità di funzionare. Cioè, eh, ora credo che l'Iran è in una posizione di, di debolezza e questa debolezza si è tradotta eh, dall'elezione di eh, quasi... La nominazione non era un'elezione di, di eh, Ibrahim Raisi eh, con una partecipazione minimissima, si può dire così. E, eh, per loro è abbastanza difficile perché eh, l'America ha, ha la capacità di, di non accettare le, le eh, gli altri paesi eh, non sono quasi felici con l'Iran, anche se i sauditi hanno, fatto, hanno cominciato alcune negoziazioni sotto le auspici del presidente del Consiglio eh, iracheno, Mustafa al-Khazami, ehm, hanno molto cautela verso, verso la situazione iraniana. E, eh, io penso che eh, la Repubblica Islamica ha preso un rischio politico enorme perché aveva paura di affrontare l'Occidente con un paese diviso, cioè hanno creato una, un falso sentimento di unità, ma eh, questo è conosciuto fuori dalla Repubblica Islamica. E eh, la società iraniana è impaziente di, di cambiare il sistema. Raisi non fa sognare nessuno, come eh, i nostri colleghi l'hanno ricordato, eh, lui ha, ha fatto eh, uccidere migliaia di persone e eh, questo non, non è veramente una posizione... Uh, facile lui nessuno in Occidente, nessuno nell'amministrazione niente nessuno nel, tra i ministri eccetera ha la capacità di parlare con Reisi uh, lui è persona non grata e questo è un problema maggiore perché normalmente alla differenza di Ahmadinejad e sono d'accordo con Nicola che Ahmadinejad era diciamo, un, un tipo marginale uh, uh, quando pensiamo all'establishment della Repubblica Iraniana. Lui è un uomo dell'establishment, ma un uomo dell'establishment che, che non esiste veramente. E, uh, per per l'Iran, uh, questa sarà veramente una, una, uno scelto di, di, di debolezza verso il GCPOA. Uh, la, il futuro del, dell'Iran non c'è con, uh, con quello, hanno un bisogno enorme di uh, apertura, di investimenti, e altri. Ma uh, investire in un paese uh, con un presidente che, che, che persona non grata che nessuno ha il diritto di incontrare niente, nessuno italiano, nessuno francese, nessuno americano alla possibilità di incontrarlo e questo sarà un, veramente un, un problema enorme, penso. Grazie professor Keppel, ehm, Tra l'altro aggiungo ai, ai diversi fronti regionali che lei ha giustamente elencato, aggiungo, mi permetto di aggiungere anche l'Afghanistan che eh, potrebbe stare per riaprirsi, abbiamo visto gli Stati Uniti ritirarsi. Uh, e siamo probabilmente di fronte a una risorgenza insomma, del, del governo talebano, per cui uh, aggiungo questo ulteriore fronte di, di difficoltà. Um, allora, sono arrivate diverse domande dal pubblico che quando si parla di RAN è sempre molto, molto attivo. Eh, le leggo in successione e poi farei un passaggio con ognuno di voi, due minuti eh, a testa, perché siamo, dobbiamo chiudere tra poco. Eh, scegliete voi a che cosa preferite eh, rispondere. Allora, viene sollevato il tema dei reali interessi dei Paz da Ran in politica estera e interna. Qui se ne potrebbe parlare per ore però. Um, quale potrebbe essere la reazione del popolo iraniano a fronte di un avvicinamento politico a Cina e o Russia, quindi la proiezione a est della Repubblica Islamica? Qual è la posizione di Raisi rispetto a Israele e rispetto ai palestinesi? Poi Glauco dice che l'Iran non è una democrazia liberale secondo i canoni occidentali, certamente, nessuno lo, lo, lo ha affermato. Siamo sicuri che sia corretto giudicare la legittimità della sua leadership secondo la registrazione della partecipazione al voto? Eh, ok. Eh, Pierluigi chiede: Quale impatto sul JCPOA possono avere i bombardamenti degli UTI filo-iraniani contro l'Arabia Saudita? Ovvero, possono essere usati come leva per ottenere condizioni più favorevoli per l'Iran? Carlo chiede anche lui una domanda sui futuri sviluppi con Israele, che abbiamo visto in queste ore appunto, esprimere un giudizio molto negativo su, eh, su Raisi. Eh, e Marco chiede infine il ruolo eh, dell'Europa, ehm, se, se l'Europa può avere un ruolo chiave per costruire un percorso di apertura verso l'Iran. Eh, comincerei da Lucia, prego, due minuti per rispondere a ciò a cui ti senti più eh, di voler rispondere. Non, io non sento. Sì, sì. perché devo riattivare la. Uh, l'ultima okay. domanda mi dà uno spunto. Uh, ovviamente il mio osservatorio si è limitato negli ultimi tempi soprattutto all'Iran urbano, all'elite urbana. Uh, questa almeno non guarda tanto alla Europa in particolar modo, si è sentita anche un po' abbandonata e delusa dall'Europa, c'è tanto Iran che viene a studiare. Con alterne fortune e crescenti difficoltà nelle università europee che è molto attratto. C'è cioè, tanto Iran che viene anche in Turchia. Istanbul lo scorso anno ha visto un boom degli acquisti di appartamenti. Erano la prima, i primi stranieri a comprare nella città sul bosforo, sono stati nel 2019 gli iraniani. E, ecco in qualche modo abbiamo, secondo me, l'Europa ha dei margini. Dei margini di recupero, però insomma, deve, deve seriamente eh, svolgere un ruolo di intermediazione insomma, che, non ha, che non ha svolto. Prima avete menzionato l'Arabia Saudita, ebbene l'idea macroniana di eh, far sedere i sauditi in un negoziato ulteriore con l'Iran quindi non più i cinque del trattato sul nucleare iraniano, ma appunto anche l'Arabia Saudita, quasi che l'Iran dovesse in qualche modo essere messo sul banco degli imputati eh, regionali, e secondo me inaccettabile per qualsiasi leadership iraniana, perché non dimentichiamoci, e con questa mh, riflessione concludo, eh, è vero che l'Iran è in gravissime difficoltà economiche, però... Non, non ha ceduto alla massima pressione di Trump, il paese non è collassato. Tra l'altro, eh, parte dell'amministrazione Trump, penso a Pompeo e agli altri che evidentemente puntano su forze come i mujahideen del popolo, non conoscono l'Iran perché in Iran. Qualsiasi iraniano, la gran parte degli iraniani, che sia terra nord, sud, est, ovest, eccetera, considera Mugendin Kalk un gruppo terrorista, quindi vorrebbero forse trovarsi altri referenti. Però insomma, il regime non è collassato, non si è piegato a eh, accettare un trattato a condizioni più favorevoli per l'America trapiana, e in qualche modo eh, non conviene a nessuno. Uh, un Iran che riprende la corsa all'arma atomica, perché insomma questo aprirebbe poi degli scenari di proliferazione nucleare nella regione eh, che ha un'amministrazione um, Biden che vorrebbe in qualche modo ripiegare eh, e dedicarsi ad altro, alla Cina e quant'altro, insomma, sicuramente non convenga. Per cui abbiamo molte leve nei confronti dell'Iran, ma anche l'Iran, qualche cosa da offrire e da offrire ce l'ha, insomma. Assolutamente. Professor Io Penso che la, la sfida per uh, Mirandini oggi è piuttosto l'apertura di Biden che la chiusura di Trump, perché la chiusura di Trump ha rinforzato i PASDARAN e uh, i conservatori, diciamo, tra virgoletta. Ma uh, l'apertura uh, mette questo in, uh, quelli in pericolo e uh, così hanno scelto uh, questa elezione totalmente controllata, con un'astenzione massiva di, uh, di Ibrahim Raissi. Uh, dipende dalla posizione dell'America, anche dalla posizione de dell'Europa. Uh, che cosa vogliano fare con, uh, con la Repubblica Islamica di domani? Uh, bisogna anche ricordare che uh, gli uh, israeliani fanno una pressione enorme sul, uh, sugli Stati Uniti per non cedere niente all'Iran, e sono convinto che, uh, la, che fir firmare la, la, il nuovo accordo vorrebbe, vorrebbe, vorrebbe dire lasciare l'Iran arricchire eh, l'Uranio per, per fare la, la bomba sciita, la bomba islamica. Eh, in, in questo modo penso che la, la situazione de, degli iraniani è una situazione molto, molto dif, difficile e eh, che le Raisi eh, è piuttosto un peso per, per l'Iran perché anche di quello che dicevano che in Iran ci sono i conservativi, ma che nello stato iraniano abbiamo eh, alleati Rouhani, Javad Zerif eccetera tutto questo non ora no, ha disparito non c'è più e eh, così eh, aspettiamo la tutto la, le cose importanti saranno le cose che succedano in, in Vienna nei prossimi mesi Stiamo a vedere Nicola Pedde, prego due brevissime considerazioni in merito a due delle domande la prima sul ruolo dei proxies e gli uti in modo particolare io sono pienamente d'accordo con quello che diceva il professor Capel prima, l'Iran a, a dispetto della, così, della percezione un po' dello stereotipo con cui lo dipingiamo è un paese realmente in difficoltà sul piano strategico regionale e lo strumento dei proxies è evoluto eh, enormemente nel corso degli ultimi vent'anni e in modo non del tutto favorevole all'Iran, almeno non nelle prospettive previste il futuro questa idea che l'Iran possa controllare tutto e manipolare tutto è assolutamente destituita di fondamento e se guardiamo come l'Iran sta uh, uh, ristrutturando il suo pensiero strategico verso quella che viene chiamata la quarta generazione vediamo proprio questo che il ruolo dei proxies sarà sicuramente diverso e più contenuto rispetto al, al momento attuale in modo particolare gli uti non sono proprio dei proxies sono un uh, una um, alleanza di convenienza. Eh, molto utile in una fase come questa per creare difficoltà ai sauditi con una spesa minima e quindi sono anche facilmente sacrificabili sull'altare di qualsiasi accordo. Quindi non credo ci sia continuità. Seconda e ultima brevissima considerazione sul guardare a destra la Cina. Io ho un grande dubbio sugli accordi fatti con la Cina e sulla possibilità che si entri in una nuova grande fase di alleanza con, con Pechino. Gran parte di ciò che eh, gli Iraniani e i cinesi hanno siglato anche in recenti accordi, è secondo me molto difficile da poter concedere dal punto di vista di Teheran a meno di non passare attraverso una riforma costituzionale lo abbiamo visto accadere in altre occasioni, lo abbiamo visto accadere tre anni fa con la Russia, con l'utilizzo della base aerea di Amedan, c'è il forte rischio che eh, queste aperture, queste eh, manifestazioni di interesse siano strumentali secondo me a, a, così, a rafforzare invece la capacità di sviluppare gli accordi con la comunità internazionale e gli occidentali in modo particolare utilizzando un po' la Cina come leva eh, eh, ho mh, la, la sensazione che sia molto Difficile poter dare effettiva continuità di lungo periodo a quegli accordi che sono stati presentati come epocali e eh, di grande portata invece con Pechino. Grazie, Nicola. Anisè, a te. Eh, grazie, anch'io eh, vado velocissima, però eh, volevo commentare sulla relazione eh, tra, diciamo, le dinamiche regionali e eh, l'accordo nucleare. Eh, la domanda eh, richiedeva specificamente la relazione tra. Il bombardamento dei UTIS sull'accordo nucleare, ma penso che si può estendere a più le questioni regionali. E la, la mia sensazione è che le due, per quanto uh, comunque influiscano l'una sull'altra, comunque rimarranno separate. Quindi quello che vedremo a Vienna, comunque, appunto come descritto prima, è molto tecnico: le, le discussioni sono molto tecniche e rimangono comunque questioni nucleari e indipendenti da quelle che sono poi le tensioni regionali e se eh, le tensioni regionali che abbiamo visto soprattutto nel 2018-2020 eh, hanno comunque eh, diciamo, permesso la continuazione degli accordi nucleari, oggi penso che la stessa cosa avverrà anche a seguire. Eh, un breve commento anche su relazioni tra Iran e Israele, chiaramente ci sono tanti cambiamenti in entrambi i paesi con la nuova presidenza sia in Iran che il nuovo governo in Israele, quindi... È un buon punto di domanda, però io quello che penso è che ci sarà comunque sostanzialmente continuità, eh, che non necessariamente indica una dinamica positiva, perché significa comunque un, un, un continuità a livello di tensioni, tensioni indiretti, certo magari non confronto eh, diretto e guerra, ma comunque tensioni che si rifletteranno poi sulla percezione di stabilità da parte iraniana, su eh, attacchi eh, indiretti sia all'interno dell'Iran che eh, in altri, altre zone di conflitto, in particolare la Siria, ma abbiamo visto in passato anche l'Iraq. E quindi secondo me questo confronto indiretto eh, poi farà sì che anche diciamo, la percezione di insicurezza dell'Iran verrà mantenuta e quindi anche a livello di tensioni più eh, largamente regionali la prospettiva non è decisamente quella verso una de-escalation, per una riduzione delle tensioni. Eh, più a livello regionali però ecco, diciamo che è un ottimo momento per ass eh, a, diciamo, assestare la situazione eh, perché in entrambi i paesi ci sono grandi cambiamenti eh, ma quello che sappiamo sicuramente è che per le parti negoziali eh, diciamo a Vienna quello che è l'accordo nucleare e anche un accordo che venga raggiunto a Vienna non è più sufficiente eh, per eh, dire che eh, che la situazione possa eh, diciamo, tra tradursi in stabilità regionale e quello per cui spingeranno poi le varie parti sarà un accordo più regionale. Quello che rimane da capire è se riusciranno a ottenere un negoziato più regionale, soprattutto adesso con il nuovo governo e con le questioni di cui abbiamo parlato in tutta la discussione. Grazie Anise. Abbiamo direi toccato diversi punti, ovviamente non eh, potremmo andare avanti a parlarne per ora, per ora di ciascuna singola questione, ma purtroppo il tempo a disposizione è limitato. Eh, emerge diciamo, che dobbiamo tenere gli occhi puntati nei prossimi mesi, nei prossime settimane su tre fronti direi. Eh, Iraniano e quello interno, chiaramente eh, come l'elezione di un nuovo presidente ogni volta eh, apre. Eh, quello del nucleare a Vienna, che si porta con sé anche il discorso dei rapporti con l'Europa, con l'Occidente e del dialogo o no con gli Stati Uniti, eh, e il fronte regionale, perché appunto, nonostante si stia negoziando solamente sul nucleare, è. Palese, oramai, che una dimensione regionale eh, è, è utile e necessaria per dare complemento compi a eh, questo accordo e eh, insomma, gestire tutte le percezioni di insicurezza di tutti gli attori regionali, dall'Iran e Arabia Saudita a Israele. Io ringrazio i nostri autorevoli esperti per essere stati con noi. Eh, invito i nostri ascoltatori a continuare a seguire Ispi che all'Iran dedica sempre eh, molto spazio. Trovate tra l'altro analisi eh, delle, delle persone presenti, presenti qui questa sera sul nostro sito per cui vi invito a continuare a seguirci. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata.